Il buon Nicolò De Devitis di recente si è recato a Napoli per girare un servizio per Le Iene, il programma TV d'inchiesta ma di grande intrattenimento di Italia 1. Pensate che costui, proprio Nicolò, insieme al suo videomaker, avrebbe lasciato la portiera dell'automobile aperta, proprio dove? A Napoli, una delle città che probabilmente molti etichettano barra bollano come una delle città più malfamate, no? Dove c'è una grande criminalità organizzata, ma anche una microcriminalità. Ebbene, udite, udite, nessuno ha rubato niente a Nicolò De Revitis, anzi, tutto ha ritrovato dentro alla suddetta automobile. Due infatti nei turbini sono riusciti in qualche modo a chiudere per tempo l'automobile e addirittura sembrerebbe a controllare la sua auto. Dentro pensate che a questa automobile c'era il computer portatile, le diverse telecamere, c'era veramente di tutto. Pensate che poi Nicolò ha trovato addirittura un bigliettino dei due simpatici dei turbini che hanno controllato la macchina dall'inizio alla fine, che per l'appunto sono stati coloro che hanno compiuto un gesto davvero meraviglioso, un gesto nobile di cuore. Beh, complimenti dunque al grande Nicolò De Vitis delle Iene, complimenti ai due meravigliosi netturbini napoletani per il gesto che hanno compiuto nel salvaguardare l'automobile di Nicolò e della troupe che lavora per le Iene, il programma di Italia 1. Iscrivetevi al canale di YouTube Narratore Italiano se vi va, se vi va, non vedo. Se vi va, questo video non vuole ledere la privacy di Nicolò né di altre eventuali persone coinvolte. Ma complimentarmi con i due netturbini napoletani, Napoli è una città straordinaria, come vedete lo stereotipo secondo cui Napoli è terra di criminalità organizzata, di mafia e via di seguito, in questo caso, come in molti altri, differisce dallo stereotipo che nella maggior parte delle persone viene evocato. Grazie dal vostro narratore italiano, di YouTube Italia è tutto. Ripeto, questo video non vuole ledere la privacy di Nicolò, ma solo informare stop. Nasce solo per questo motivo, non per altri motivi. Ciao da Leandro, narratore italiano.